Cara Ministro Trenta, ascolti anche l'opinione di un soldataccio di mestiere come il sottoscritto. La sua decisione di dedicare la prossima sfilata del 2 giugno all'inclusività, mi pare di capire, contro le emarginazioni sociali. Magari facendo sfilare una ONG o un centro sociale d'assalto al seguito dei bersaglieri, è ridicola e offensiva. Perché vede la giovane Repubblica Italiana, quando ebbe necessità di sottolineare la propria inclusività, fece sfilare i soldati con tutte le loro armi in via dei fori imperiali, senza altre traballanti e ridicole stampelle, perché i soldati con tutte le loro armi rappresentano l'inclusività, ma anche l'umanità e il rispetto molto più di altre realtà alle quali lei forse fa riferimento. È forse il disprezzo che ha mosso questa sua decisione, così come mi chiedo se è il disprezzo che ha mosso la rilanciana provocazione del Presidente del Consiglio, che ha deciso di dirottare quattro soldi sottratti all'acquisto delle armi necessarie ai nostri soldati per una borsa di studio sulla pace. Ha commentato sorridendo che i soldati disarmati da questa barzelletta potranno andare nelle retrovie a parlare di pace. Non è così che si dimostra rispetto per le forze armate e non è così che si dimostra rispetto per lo Stato.